Adrenalina pura per far vivere un'esperienza unica e una giornata speciale ad un gruppo di persone diversamente abili e alle loro famiglie, perché il brivido, l'adrenalina, deve essere un diritto accessibile a tutti, come ha spiegato Ivan Cottini questa mattina in conferenza stampa. Anche noi abbiamo bisogno di emozioni forti per sentirci vivi, bisogna fare sempre più spesso manifestazioni come questa. Ed è proprio questo il senso di paradrenalina. Evento organizzato dall'Aero Club Fano in collaborazione con una serie di associazioni specializzate nell'assistenza ai disabili sia fisici che mentali, che si terrà il prossimo 6 ottobre presso l'aeroporto di Fano. Enzo e Walter Omicioli. Saremo intorno a un centinaio, 100-120 ragazzi. Probabilmente però, fatto questo primo periodo di rodaggio, sicuramente dovrà servirci ad incrementare il numero, far sì che sia sempre un evento sempre più grande. Diciamo che la risposta molto grande c'è stata anche da quelli, i cosiddetti normodotati, no? Che hanno bisogno proprio di stare insieme, hanno bisogno di unirsi. Una giornata speciale resa possibile grazie anche al gruppo bancario Creval. E necessariamente non potevamo non starci, anche perché come tra gli scopi della fondazione sono quelli proprio sociali e sono rivolti proprio anche verso purtroppo i disabili. E credo che avuto questa idea sia veramente encomiabile e bisogna partecipare, bisogna stare vicino a questa gente per comprenderla, per capirla e far vedere che siamo integrati. Oltre 10 aerei dell'Aero Club Fano porteranno in volo quindi oltre 200 ospiti speciali. Io ho avuto l'onore e la fortuna l'anno scorso di fare altrettanto, di portare in aria 20 ragazzi e sono uscito decisamente più ricco di quando sono entrato quella mattina in aeroporto. E quindi questa una volta di più dimostra la bellezza del volo. Testimonia quanto è bello il campo d'aviazione di Fano e quanto sarà bello ancora di più sabato portare in volo questi meravigliosi ragazzi. Gli ospiti potranno provare anche il brivido della velocità a bordo di auto da drifting guidate da piloti professionisti, tra cui anche Graziano Rossi. E per i più determinati ci sarà anche la possibilità di fare un bel salto col paracadute. E sarebbe bellissimo poter portare questa iniziativa, che è già la seconda volta che facciamo a Fano, a livello nazionale, con un marchio a livello nazionale. Sarebbe una cosa stupenda per Fano, per il territorio, per l'aeroporto, per tutti. Si terranno anche laboratori di aeromodellismo e si potranno visitare camion straordinari parcheggiati nel piazzale. E poi tutti insieme a pranzo, con le prelibatezze preparate dalla Proloco di San Costanzo, che produrrà un menù a base di polenta.